Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria, da me e da un video in cui torniamo a parlare di questo libro, ovvero sia Storia dei reparti corazzati della Repubblica Sociale Italiana 1943-1945 di Paolo Crippa. Torniamo a utilizzare questo poderoso tomo che, nonostante mi trovi quantomeno dubbioso su certe ricostruzioni e su certe interpretazioni, rimane un libro essenziale, un libro diciamo fenomenale per cura e per la documentazione presentata. È un libro nel quale ci sono alcuni documenti di questi reparti corazzati della Repubblica Sociale Italiana che ci consentono di gettare uno sguardo molto interessante su quella che era la situazione delle forze armate della RSI durante il conflitto. Come ben sapete, come ho detto più volte, la storia, soprattutto la storia militare, non è scritta tanto dai generali, non è raccontata tanto dai, non è raccontata tanto dai testimoni, non è raccontata tanto dalle immagini. La storia è raccontata dai documenti, la storia è raccontata dai furieri, è raccontata dai ragionieri, è raccontata dagli scritturali, la storia è raccontata dai rapporti dei meccanici, degli scritturali, dei furieri, di coloro che erano nell'amministrazione militare, che sono quelli che forniscono, i dati di fatto, perché è su quelli che, si basa la funzionalità, la funzione di un esercito, cioè un esercito funziona reggendosi sulla burocrazia militare, un esercito va avanti perché il furiere, perché l'intendenza, perché il meccanico dice quello che gli serve, dice quello che ha mandato, dice quello che ha, riparato, sistemato, che non può essere riparato, sistemato, eccetera, eccetera, eccetera. Sono questi i documenti fondamentali della storia militare. I rapporti dei comandi, i rapporti di fureria. Vabbè, la chiamo fureria, cioè come si vede che io non sono uno storico militare, perché non conosco i termini esatti. Però, signori, ripeto, per capire realmente la situazione militare, per capire realmente che cosa avevano in mente, che cosa succedeva, che cosa accadeva, ci sono i documenti. Io ripeto, non essendo un ricercatore storico, essendo un semplice appassionato, sono costretto, tra virgolette, a rivolgermi a coloro che questi documenti li pubblicano. A volte qualche amico me li fornisce e me li passa. Paolo Crippa in questo libro tira fuori un documento che secondo me è a dir poco eccezionale, perché si tratta di un dov'è finito? Accidentaccio. Eccolo qui. Si tratta di una circolare del generale Besozzi di Carnisio, dell'ufficio generale ispettori del Ministero della Guerra della Repubblica Sociale Italiana, della Repubblica di Salò, con la quale veniva tracciato una sorta di protocollo di emergenza
per la protezione delle sedi ministeriali del Gardesano. Perché ricordatevi, si dice Repubblica di Salò, si dice Salò in generale, ma in realtà a Salò c'erano solo un paio di uffici e più che altro nella zona del lago di Garda, attorno alla villa di Garniano, dove Mussolini passava la sua malinconica esistenza di recluso, questo documento ci parla di come, in caso di attacco o di pericolo, dovesse venire formato un nucleo mobile di manovra costituito dal gruppo corazzato dal cosiddetto gruppo corazzato del Leoncello e da un reparto mobile organizzato a cura del quartier generale. Presso la sede del reparto corazzato sarebbero dovuti rimanere a disposizione 2 carri armati e 15 militari di truppa al comando di un sottufficiale. La circolare riportava indicazione dell'organico e della disponibilità di automezzi e mezzi corazzati del Leoncello. A quella data, praticamente in quella data, nella data del 18 marzo 1945. Sono dati molto interessanti per comprendere la dimensione effettiva del reparto comandato dal capitano Zuccarò. E ricordatevi, io vi devo chiedere scusa perché in uno dei miei precedenti video ho confuso il capitano Zuccarò, comandante del gruppo corazzato Leoncello dell'Esercito Nazionale Repubblicano, con il famigerato Merico Zuccari, il mio conterraneo marchigiano, comandante della nota e famigerata Legione Camicenere Tagliamento. Ma vediamo un po' che cosa ci dicono queste disposizioni generali. Purtroppo si tratta di un documento di difficile lettura, perché la macchina da scrivere, come vedete, la macchina da scrivere, porca miseria, era sporca e la lettura è un po' difficile, ma vediamo un po' che cosa ci dice questa circolare del generale Besozzi di Carnisio. Disposizioni generali. Oltre a tale difesa relativa ad ogni località, ritengo però necessario venga costituito, sottolineato ed approntato un nucleo mobile di manovra in grado di costituire, sono aggiunte a mano delle virgolette, massa di manovra che nelle mani di un comandante possa accorrere a difendere le varie zone minacciate. Di tale nucleo mobile di manovra verrebbero a far parte 1. Il gruppo corazzato del Leoncello, 2. Il reparto mobile da costituirsi presso il quartier generale. Non è un po' tardi per... Vabbè. Allora, gruppo corazzato del Leoncello. Qui purtroppo ci sono alcune annotazioni scritte a mano che purtroppo sono pressoché illeggibili e quindi non perdo tempo a decifrarle. Abbiate pazienza. Organico, ufficiali numero 7. Sottufficiali di truppa, 60 sottufficiali e truppa, 64. Totale uomini, quindi 71. Mezzi corazzati numero 14. Autocarri 5.
autovetture 2, motocicli 3, totale dei mezzi 24. Ah. In caso di impiego del gruppo corazzato, rimarrebbero nella sede abituale numero 2 carri e numero 15 uomini di truppa al comando di un maresciallo o sergente maggiore anziano. Il munizionamento occorrente per coprire il fabbisogno di un'azione bellica contro eventuale infiltrazione partigiana è il seguente: per cannone da 47-32 colpi 200, per cannone da 47-40 colpi 100, per mitragliera Breda da 20 mm colpi 3000, mitragliatrici Fiat e Breda da 8 mm 10.000 colpi, per mitragliatrici Breda Safat da 12,7 mm, quelle campali, perché ne esisteva anche una rara versione campale che, se non ricordo male, venne utilizzata dal nostro esercito e anche dall'aviazione come, diciamo, arma campale, come arma da presidio più che altro, fino ai primissimi anni 80. Le ultime furono dismesse, le ultime Breda Safat calibro 12,7 furono dismesse, mi pare di ricordare, nei primissimi anni 80, insieme agli ultimi Bren, se non ricordo male. E 3.000 colpi di Breda Safat da 12,7. Mitra Berretta con 2R, errore di battitura. Colpi per mitra Berretta 10.000. Colpi per moschetto 91 1.000. Colpi per pistola Berretta calibro 9 corto 500. Allora, si nota da queste cifre, cioè ripeto, 200 colpi per cannone da 47-32, 100 colpi per cannone da 47-40. Per contrastare tutta questa dotazione, cioè 3.000 colpi da 20 mm, 10.000 colpi da 8 mm, 3.000 colpi da 12,7, 10.000 colpi calibro 9 per i MAB, 1.000 colpi per moschetto 91, 500 colpi per le Beretta 34 calibro 9 corto, cioè oggettivamente a occhio mi sembra oggettivamente una dotazione abbastanza modesta. Non è che la situazione della Repubblica Sociale Italiana nel marzo 1945 fosse propriamente florida. Lo stato di Mussolini, lo stato, la Repubblica Sociale si reggeva in piedi solo grazie alle armi dei tedeschi, come detto dallo stesso Graziani e come detto dallo stesso Kesselring in Soldato sino all'ultimo giorno, la sua biografia. E le forze partigiane italiane controllavano oramai una buona parte del territorio della RSI e questa necessità di creare un gruppo mobile di manovra, che siamo a marzo, si richiede la creazione di un gruppo mobile di manovra con che cosa? Con il Leoncello, il gruppo corazzato dell'Esercito Nazionale Repubblicano, e un reparto mobile da costituirsi. Ma
oggettivamente non è un po' tardi? Io non voglio sparare sulla Croce Rossa, ma questo documento, come altri documenti presentati non solo in questo libro, ma anche in altri libri che ho a mia disposizione, la dice lunga sullo stato comatoso in cui versava la Repubblica Sociale Italiana nella primavera 1945. Ripeto, uno Stato che si reggeva in piedi solo con la forza delle armi tedesche, uno Stato che si reggeva in piedi perché, come dire, c'era soltanto la presenza germanica a tenerlo in piedi. Se si analizza questo, ripeto, se si analizza questo documento, cioè l'unico reparto corazzato, il Leoncello era praticamente l'unico reparto corazzato organico dell'esercito nazionale repubblicano, dell'esercito di Graziani. Un esercito che come forza corazzata principale aveva 71 uomini, 14 mezzi corazzati tra carri L e carri M, 5 autocarri, 2 automobili e 3 motociclette. Insomma, diciamoci la verità, un po' poco, una forza microscopica, se vogliamo, considerati i compiti che doveva avere. Una forza che poteva andare giusto bene per la controguerriglia, ma che poco altro poteva fare. Ripeto, poi magari del gruppo corazzato del Leoncello ne parlerò magari in un video a parte, in un video dedicato, però ripeto, è molto interessante vedere questa circolare. Ripeto, la storia, sì, va fatta studiando i campi di battaglia, va fatta studiando le battaglie, eccetera, eccetera, eccetera. Ma la storia si capisce veramente con questi documenti, con le circolari, con le minute, con le fatture, con i rapporti giornalieri degli uffici o delle officine, perché è quello che ci fa capire la forza effettiva di una, sì, la forza effettiva di una forza armata, ma che sto dicendo, cioè la forza effettiva di un esercito, la forza effettiva di un'aviazione, la forza effettiva di una marina. È in base a questo che si capisce la forza effettiva di una forza armata. E ripeto, un nucleo mobile di manovra che doveva proteggere le sedi ministeriali della Repubblica Sociale Italiana nella zona del Garda, va bene, e già questo qui la dice lunga sulle, come dire, la dice lunga sulla presenza delle forze della resistenza in quella zona. Cioè, se i partigiani fossero stati quegli scalzacani rubagalline, ladri, comunisti, assassini e vigliacchi che si diceva e si dice tuttora che fossero, perché allora creare un gruppo mobile corazzato o blindato di manovra per proteggere da infiltrazioni e attacchi le sedi ministeriali? Forse perché nella primavera 1945 i partigiani non erano più gli scalzacani disorganizzati di un anno e mezzo prima, diciamo.
documenti parlano abbastanza chiaro. E poi, ripeto, soprattutto colpisce anche la miseria delle dotazioni di munizioni del reparto. Cioè, insomma, si tratta di dotazioni ben misere. Una quindicina, una dozzina circa di mezzi corazzati. Quanto ci mettono a sparare 200 colpi da 47-32, 100 colpi da 47-40 e quelle poche migliaia di colpi per mitragliatrice e fucile? Ci mettono abbastanza poco, oggettivamente. In guerra tu devi sparare, e devi sparare anche tanto. E queste, a occhio, in base a una valutazione, cioè questa è più o meno la dotazione di un plotone di fanteria americano. Cioè, il derelitto esercito di Graziani aveva poco di tutto. Pochi mezzi, poca artiglieria, pochi uomini validi, perché la maggioranza non vedeva l'ora di togliersi di torno. Non giriamoci attorno. Una situazione che oggettivamente, da questo estratto della circolare del generale Besozzi di Carnisio, si evince abbastanza bene. Una situazione tragica, la situazione di un esercito che sembra un pugile suonato. Dobbiamo prevenire attacchi da parte delle forze dei cosiddetti banditi, ok? Abbiamo un gruppo corazzato, ma dobbiamo costituire un altro gruppo mobile. Ok? Cioè, il 28 marzo 1945, cioè tu non hai pensato ad organizzare una forza mobile per proteggere i tuoi ministeri, mentre praticamente oramai le forze del CLN fanno quello che gli pare? Insomma, una situazione, ripeto, secondo me questo documento è un'ulteriore piccola prova dello stato comatoso e confusionario in cui versavano gli organismi militari della Repubblica Sociale Italiana nella primavera 1945. La fine si avvicina. La tragedia sta per veder calare il sipario. E questo ne è una piccola testimonianza. Interessante, piccola, e ripeto, da valutare con una certa attenzione, perché dimostra per l'ennesima volta quanto siano importanti questi documenti apparentemente trascurabili, perché ci danno l'idea delle forze che potevano essere messe in campo. Sono questi documenti su cui si basa il lavoro dello storico. Ripeto, io non sono uno storico militare, non lo sono, e sinceramente non lo sarò mai. Io sono un semplice appassionato. Non avendo accesso agli archivi, devo fidarmi del lavoro di ricercatori come Crippa, che i documenti li tirano fuori. Questo è tratto poi dall'archivio di Pignato. Non so se rendo l'idea, cioè, archivio Pignato. Quindi diciamo che il documento è interessante, mette parecchia carne al fuoco. Quindi
cari signori, adesso, come sempre, tocca a voi. La valutazione di un documento da parte di un semplice appassionato può avere un valore relativo, quindi adesso chiedo a voi, che magari ne sapete più di me, che cosa ne pensate? Qual è la vostra opinione su questo documento? Che cosa, ripeto, che cosa potete dirmi voi sulla situazione che salta fuori da questa pagina della circolare del generale Besozzi di Carnisi? Non erano bei momenti, sicuramente. E anche da questi freddi dati, da questi scarnissimi dati, si percepisce veramente la tragedia che sta per chiudersi, che sta per porre, insomma, la parola fine, che sta per apparire sugli schermi della tragedia che divorò l'Italia tra il 43 e il 45. Quindi ripeto, cari signori, adesso tocca a voi, qua sotto commentate, fatemi sapere che cosa ne pensate. Ripeto, aspetto le vostre considerazioni, perché magari su questo argomento voi ne sapete più di me. Quindi io non posso far altro che salutarvi, dirvi che se non siete iscritti, iscrivetevi a questo canale, cliccate sulla campanellina degli avvisi e arrivederci al mio prossimo video. E come sempre, come al solito, più di sempre, più del solito, vi mando un grande abbraccio e soprattutto il più caloroso dei miei ciao!